Ecco come risolvere i problemi del lettore di impronte digitali sul tuo PC Dell. Come prima cosa, verifica quali sono le specifiche del lettore di impronte e capire dove è situato. Vai sul nostro sito di supporto, nella sezione manuale e documentazione, e lascia rilevare il tuo sistema. Ti riportiamo il link qui nella scheda in alto e nella descrizione. Quando sei nella pagina della documentazione, scorri verso il basso fino alla sezione manuali e documentazione e apri configurazioni e specifiche. Scegli PDF o pagina web. Utilizza il menu a sinistra per trovare le informazioni sul lettore di impronte. Lo puoi trovare dalle immagini del PC, per la vista, dalle differenti angolazioni. Il sensore per la lettura delle impronte digitali può essere posizionato in diversi posti, per esempio sul poggiapolsi, sul pulsante di accensione o sul pannello posteriore per alcuni modelli. Nel nostro caso si trova sul pulsante di accensione. Per poterlo ripristinare si deve configurare tramite Windows Hello nelle opzioni di accesso. Quindi vai in Impostazioni, seleziona Account, scorri verso il basso fino a Impostazioni Account e fai clic su Opzioni di accesso. Espandi Riconoscimento delle impronte digitali Windows Hello e fai clic su Rimuovi per rimuovere le opzioni di accesso corrente. Così vengono eliminati i dati memorizzati. Ora puoi registrare una nuova impronta digitale cliccando su Configura. Nella finestra di configurazione clicca su Inizia. Ti chiederà il PIN o la password se non hai il PIN. Poi procedi con la rilevazione delle impronte muovendo il dito come viene richiesto dal configuratore, fino a completare tutto e che ti appare la scritta Fatto. Volendo puoi aggiungere un altro dito se il PC viene usato anche da altre persone. Un problema del funzionamento del lettore di impronte può essere risolto semplicemente eliminando le correnti residue. Per sapere come procedere ti riportiamo il link verso il nostro video tutorial tramite la scheda qui in alto, così hai tutte le informazioni necessarie. Come sempre, un aggiornamento BIOS e driver del lettore di impronte sono necessari. Normalmente si devono fare sempre, ma in caso di problemi è indispensabile. Vai sul nostro sito di supporto del .it/support e lascia rilevare il tuo sistema. Clicca sul sistema rilevato e nella finestra che si apre scegli la sezione Driver Download. Scegli il sistema operativo giusto, poi in categoria avrai la voce Protezione. Espandi i dettagli per vedere le informazioni complete, poi scarica e installa. È possibile che ti chieda il riavvio del sistema per completare l'installazione. Con la stessa procedura, ma scegliendo BIOS, procedi con l'aggiornamento e riavvia il sistema. Oppure guarda il nostro video completo come aggiornare il BIOS che ti riportiamo nella scheda qui in alto. Un'altra cosa che puoi fare è eseguire un controllo del sistema all'avvio tramite Support Assist per escludere che sia un problema hardware. A PC spento e con l'alimentatore collegato, accendilo. Premi più volte il tasto F12 per accedere al menu di boot. Una volta visualizzato il menu di avvio, scegli Diagnostic e si avvia il test automaticamente. Tieni presente che le funzionalità del mouse e del touchpad non funzioneranno durante questo test. Una volta completato il test, verranno visualizzati i risultati. Se viene visualizzato un codice di errore, segnatelo e così potrai dare la referenza al supporto tecnico per richiedere assistenza. Se non sono stati rilevati errori, esci e il sistema si riavvia. Se tutti questi passaggi non hanno dato esito positivo, scrivici su X, l'ex Twitter, a dell'aiuta o lascia un commento qui di seguito e cercheremo una soluzione insieme. Per altri consigli utili, abbonati al canale e al nostro conto dell'aiuta. Fai like al video. Ciao e a presto!